Aggredisce il parroco e poi scappa. Clamore e paura, ieri sera a Bellizzi, nei guai un 32enne della cittadina salernitana che prima di essere arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale ha anche malmenato i carabinieri intenti nelle ricerche. Il giovane, volto noto alle cronache, ha tentato di aizzare anche il suo cane di razza Pitbull nei confronti dei militari. L'episodio di ieri sera, avvenuto nella città di Bellizzi, nei pressi della parrocchia del Sacro Cuore, dove si sta preparando la festa patronale, è solo l'ultimo di una serie di eventi criminosi di cui il giovane si è reso protagonista negli ultimi tempi. Infatti, è da settimane che si aggirava per Bellizzi in stato di alterazione, aggredendo i passanti e anche i vigili urbani, di cui nelle scorse settimane ha rubato un'automobile di servizio. L'aggressione al parroco, a cui è stato rotto il labbro, ha suscitato grande attenzione. Il primo cittadino ha infatti chiesto l'immediato intervento dei carabinieri della locale stazione, che in poco tempo hanno individuato il 32enne in una strada del centro. Arrestato e portato in caserma, dove gli sono stati elencati i capi di accusa, è stato poi trasferito in carcere a Salerno per la convalida dell'arresto. Nello stesso territorio della Piana del Sele, a Battipaglia, ieri intorno alle 20, c'è stata anche una rapina in largo Sant'Anna. Due soggetti a volto travisato con mascherina e guanti, di cui uno armato di pistola, hanno fatto irruzione in un supermercato e si sono fatti consegnare l'incasso. Il bottino sarebbe di circa 1000 euro. I carabinieri non escludono che il colpo sia stato pianificato in serata per approfittare dell'attenzione della maggior parte delle persone verso la partita della nazionale, che ha svuotato le strade e catalizzato tutti davanti ai televisori. I rapinatori sono arrivati a bordo di una Fiat Punto bianca. Gli inquirenti ritengono sia stata rubata qualche ora prima, sempre a Battipaglia. I carabinieri sono fiduciosi di poter dare in poco tempo un volto ai due malviventi, che, secondo i cassieri, sarebbero di origini italiane, originari probabilmente della Valle del Sele.